Rieccoci, primo Sinter Pares, appuntamento dal mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, ospite questa sera avete visto, è il designer Carlo Di Gaino. Gaino, Gaino che non sbaglia, vero? Carlo, stavo dicendo Carlo Gaino, Sì, Gaino Carlo sì, Gaino, giusto, che non giusto. sbaglia perché il cognome poi, come dicevo giustamente, bisogna pronunciarlo in maniera corretta. Allora, vi ricordo tra l'altro l'appuntamento che TV7 Friend per il secondo anno consecutivo organizza per beneficenza un evento che si svolgerà al Gran Teatro Geox sabato 6 aprile alle ore 21, un evento dove il ricavato verrà dato tutto in beneficenza alla Fondazione Holman, che è una fondazione di bambini ciechi o quasi ciechi, e quindi dobbiamo riempire quel teatro perché al di là dello spettacolo che merita, lo scopo è sicuramente benefico. Andiamo a vedere il promo. Lo spettacolo è stato meraviglioso, organizzato alla perfezione, uno spettacolo completo. Mi è piaciuto tutto, insomma, è stata organizzata molto bene anche per uno scopo umanitario. Magnifica, stupenda, veramente superiore alle aspettative. Rende furbi. Cosa dite quando che uno è furbo? È che mangia la foglia? Vido amore quanto è bello, spira tanto sentimento. Everybody knows. Tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Rieccoci, vi ricordo per i biglietti, potete telefonare per informazioni qui nella nostra televisione in TV7 Trivento oppure andare nel sito di Zet dove vedrete che c'è l'evento del 6 aprile, cliccate e potete acquistarli anche online. Quindi vi raccomando, dobbiamo riempire il teatro perché il ricavato andrà tutto in beneficenza. Rieccoci, noi eravamo rimasti Gaino. Giusto? Non vorrei sbagliare. Eravamo rimasti nel ragionamento perché l'Italia, le automobili, le case automobilistiche, quelle grandi, l'unica grande poi tra l'altro che ha conglomerato tutte le altre, sono sparite dalla circolazione, sono usate via e abbiamo capito un attimino il perché. Ma il futuro della macchina quale sarà? Si parla delle macchine ibride, delle macchine elettriche, ecco, poi andremo nel suo ramo specifico dove lei tra l'altro ha costruito e ha disegnato, mi scusi, delle macchine davvero straordinarie e poi ne parleremo. Però io vorrei capire, far capire ai telespettatori l'automobile, il futuro dell'automobile. Se un giorno andremo tutte su un'unica rotaia oppure andremo tutte con già a Londra ci sono le seggiovie, le funivie e tant'altro, insomma. Ma diciamo che sta cambiando il mondo e quindi l'automobile in qualche modo si adatta o viene adattata a quello che sta succedendo. Quindi sicuramente avremo per un certo periodo le vetture ibride, le vetture pseudoelettriche, poi passeremo magari a un elettrico puro, eccetera. Direi che forse non si sta più parlando, almeno da quello che viene detto. Non si sta più parlando di passaggi molto lunghi, ma di passaggi abbastanza brevi, quindi
potrebbe essere che nel breve tempo molte cose cambieranno. Vediamo già adesso che il diesel viene in qualche modo ghettizzato, non tanto perché inquini più dell'altro, ma semplicemente perché produrre il gasolio è più costoso che non la benzina. Questo è il vero motivo. Una volta sembrava l'opposto. Una volta sembrava l'opposto, ma comunque il diesel ha una resa superiore. Quindi l'ibrido avrà un buon successo, poi si passerà all'elettrico, ma ci sono già delle case che hanno l'elettrico normale, prendiamo Tesla, eccetera. Cosa succederà? Che anche le vetture autonome entreranno in questo mercato, o comunque con gradi diversi di autonomia. Quindi una vettura che è il sogno di tante massaie, che le prende, le porta a fare la spesa e poi le riporta a casa e loro non devono guidare. Diciamo che è la bestia nera di tanti maschietti che magari guidare si divertono anche, o perlomeno che trovano piacere. Io sono rimasto incuriosito una volta che ho sentito un discorso di un giornalista che doveva spostarsi da Roma fino nella cittadina dove abitava, che era a 80 km da Roma, e lui non vedeva l'ora che arrivassero le macchine autonome per non fare quei 70-80 km. E quindi questo cambierà la nostra vita, cioè la vettura autonoma cambierà la nostra vita. La mia forse, quella delle generazioni. Delle generazioni future, e la cambierà anche sotto un altro punto di vista, che è il principio dal punto di vista della privacy. Noi adesso siamo abituati oramai da qualche generazione, direi dal dopoguerra, quando c'è stata l'automobile di massa, che tutti quanti potevano, quando avevano la propria automobile, andare dove gli pare. Quindi era un percorso di libertà in un certo senso. Io potevo avere la mia vettura, la mia Vespa, prima la Vespa, poi la vettura, eccetera, e andare dove volevo. Con le vetture di grado autonomo man mano crescente, tutto questo non avverrà, ci sarà qualcuno che avrà il controllo di tutta la situazione. Quindi tutta una serie di discorsi di privacy, eccetera, diventeranno a sua volta estremamente importanti anche quelli, oltre al di là del fatto della però benzina. Cioè, noi in Italia abbiamo una configurazione delle strade che è un po' diversa da quelle europee. Mamma quindi mia, i nostri moltissimo. Paesi sono piccolini, le città sono piccole, certo. Sono storiche, hanno delle viuzze. Nei Carugi di Genova voglio vedere. Esatto, beh, non solo, basta andare a Verona in centro storico, a Padova esatto. Lo stesso. Succederà quindi che faranno solo le circonvallazioni magari esterne? Magari solo le circonvallazioni, magari faranno solo dei percorsi, però in qualche modo condizioneranno la nostra vita, o comunque sarà una cosa di cui dobbiamo tenere conto. Io mi auguro la condizione in maniera positiva, perché davvero... Io lo spero, ma... Lo so, perché delle volte ti dico così, vado per un eccesso. Nel vedere certe fotografie delle città del Veneto, il nostro territorio, Venezia, Padova, Verona, città storiche tra l'altro, e le città una volta avevano dei piccoli feudi all'interno, vedi che arrivavano con la carrozza, con i cavalli, e dico chissà quanto bene vivevano in quel periodo lì, quella gente lì. E poi che quella gente lì avrà pensato chissà fra 100 anni come sarà qui, e ovviamente il mondo cambia, per fortuna si evolve. Io credo che il futuro sarà sicuramente anche migliore di quello attuale per quanto riguarda l'inquinamento del pianeta Terra, insomma. Io me lo auguro anch'io, spero che ci sia in qualche modo rendersi conto che il nostro equilibrio su questa Terra è giocato su 3 gradi, siamo già a 2 gradi e virgola qualche cosa, e quindi stiamo rischiando grosso. Sarebbe bello rendersene conto, il problema è che bisogna rendersene conto in maniera globale. I soldi e l'egoismo ha portato o forse il benessere ad arrivare al punto che siamo arrivati. Lei prima di entrare in trasmissione non era molto contento della situazione attuale dell'industria italiana, del nostro governo, come gestisce un po' la situazione. Direi che forse noi in Italia, dico una cosa che hanno già detto tanti prima di me, non abbiamo né petrolio, non abbiamo minerali, non abbiamo materie prime, abbiamo solo una cosa, in qualche modo la bellezza. Quindi in qualche modo... E poi che siamo anche un po' dei geni, Poi comunque qualcuno nella storia noi abbiamo avuto di famoso, prendiamo per esempio uno per tutti,
Leonardo da Vinci, una cosa che non viene mai detta, ma se uno si legge bene la storia di Leonardo capisce, Leonardo da Vinci è scappato dall'Italia per un motivo solo, se no moriva di fame. Quando è andato in Francia, i francesi hanno detto, vabbè, è italiano, però questo qua è bravo. Ci sa fare. Ci sa fare, è uno che conosce il suo mestiere. E quindi noi in Italia dovremmo esportare quello che sappiamo fare meglio. Tornando all'auto, devo dire che ci sono stati il Salone dell'Auto dove io ho visto grandi marchi europei, ma anche americani, che dicevano, oh ragazzi, questi hanno fatto delle cose per cui non ce n'è per nessuno, questi sono più bravi e bisogna andare lì. E certamente questa cosa andrebbe in qualche modo promossa, invece di promuovere anche chi non merita scuola, la scuola dovrebbe promuovere quelli bravi o perlomeno non tarpargli le ali, questa è la cosa fondamentale. Sì, però il brand, le faccio un paragone nel ragionamento che fa, se io prendo, mi diceva che noi italiani siamo, però se uno prende a un brand, faccio un nome ovviamente conosciuto, la Ferrari, tanto per dirne uno, è un brand che ha una richiesta molto, ma molto... Sì. Da parte interessante da parte di tutto il mondo, insomma. Certamente. Anche dai giapponesi, dai cinesi che sono assolutamente il futuro, è un brand di questo mondo. Che è conosciuto, però è sognato. Nel far crescere il brand, come l'ha fatto crescere? Ovviamente il brand deve essere abbinato, presumo, anche alla qualità, sì. Perché se io prendo l'Audi ha anche qualità, la Fiat una volta non aveva la qualità che ha l'Audi. Beh. E molto veramente inizialmente magari era così, era più raffinata, almeno così mi dicono, poi prenda il col beneficio di inventario quello che dico io. Allora, se aumenta il brand abbinato alla qualità, anche l'Italia nella produzione, nell'idea, nel pensare un'autovettura futuristica, se c'è qualcuno potrebbe anche nascere, oppure proprio nel ragionamento che fa lei mi sembra un po' disfattista. Però... Ma io guardo gli eventi degli ultimi anni, quindi io me lo auguro che ci sia qualcuno che fa questo ragionamento, lo spererei. Il mio vuole essere, se vogliamo, anche una provocazione, nel senso che o ci svegliamo o finiamo male, cioè detto proprio francamente fuori dai denti. Quindi non è che io non ci tengo, io ci tengo moltissimo a questo paese. Però vorrei che si pensasse di più a quelli che fanno le cose, no? A quelli che non fanno le cose. E invece sembra quasi che non sia proprio così. Vi faccio un esempio? Quelli che fanno in che senso? Cioè, vuole... Nelle cose che fanno, per esempio, visto determinati livelli, facciamo un esempio della Ferrari. La Ferrari è vero, noi abbiamo costruito un mito, ma l'abbiamo costruito con le auto da corsa, l'abbiamo costruito con la storia della Ferrari. La Maserati, anche lì l'abbiamo costruito con la storia della Maserati. Altre aziende sono morte. Noi avevamo un'azienda che aveva un marchio eccezionale, un marchio che la BMW in qualche modo aveva un certo timore, che si chiamava Lancia, che è stato chiuso. E questo non è bello, perché far morire i marchi non è mai conveniente. Io ricordo che dico così, papà, la Lancia mi sembrava una macchina già vecchia ancora prima di uscire. Beh, cioè, la Lancia Delta aveva un livello di qualità. Lancia Delta è vero, è vero, sì, Lancia Delta è vero. La Delta e anche l'ha altre. L'ha disegnata lei la Delta? No. No, però è stata disegnata dove lavoravo io, quindi ne sono abbastanza fiero. E quella vettura lì, molti in Europa avevano timore di quella vettura perché aveva degli standard qualitativi che erano eccezionali, ed è una vettura che ancora adesso, se voi la guardate per strada, quando ce n'è ancora qualcuna, rispetto ad altri non mostra gli anni. Adesso andremo proprio nelle marche, perché poi ci sono automobili che hanno 20-25 anni, esatto. Sono ancora attuali. Ne prendo una, la Golf, tanto sì. Per citarne una su tutte. Ne hanno fatte 8 serie. Sì, quindi. Però è sempre più o meno simile. No? Più o hanno meno, qualche esatto. Modifica leggera, però è una macchina che è andata. Ci sono certi obbrobri di autovetture che dovrà spiegarmi perché le hanno fatte. Perché dopo la pubblicità, me lo spiega dopo la pubblicità. Rimanete con noi tra poco.